Le indagini da parte della polizia sono febbrili al fine di individuare le cause che sabato scorso hanno provocato il maxi incendio che ha completamente devastato il negozio Fashion World di Via Venezia nei pressi della rotonda che mette alle statali per Catania e Vittoria. Si parla di un cortocircuito, ma ancora non c'è alcuna conferma. L'attività commerciale è gestita da un gruppo di commercianti cinesi. Le fiamme altissime hanno completamente raso al suolo il negozio. L'episodio si è verificato intorno alle 17. Momenti di panico con gente che scappava, che chiedeva aiuto, c'è stato anche un intossicato. Si tratta di un extracomunitario ospite di un centro per immigrati che sorge a pochi passi dal negozio. Le sue condizioni fortunatamente non sono preoccupanti. Numerose le squadre dei vigili del fuoco giunti sul posto assieme alle volanti della polizia e le ambulanze. I pompieri hanno abbattuto i muri perimetrali dell'immobile, considerato che il rischio crolli era molto elevato. I ragazzi di sopra hanno visto del fumo e siamo subito usciti tutti fuori. E abbiamo visto tutto questo fumo, vedete un po' quello che è successo, ma da dove è partito del negozio loro non lo sappiamo. Ma il negozio era aperto? Il negozio era aperto, sì, era aperto e vedete un po' voi quello che c'è del negozio, il fumo nero. C'è un ragazzo anche nostro che ha aperto i sensi e l'abbiamo chiamato e ora lo porto in ospedale, vediamo un po'. Avete avuto paura? È un po' molto, direi un po' molto, perché non era mai successa una cosa del genere, completamente.